Ciao a tutti. Dizionario antipsichiatrico di Giuseppe Bucalo. Il contrario della follia non è la ragione, ma il torto, la mia citazione preferita del libro. Giuseppe Bucalo, chi è? È stato un operatore psichiatrico e attualmente impegnato a livello sociale per i diritti dei malati di mente, e impegnato nel tentativo di dare una nuova regolamentazione più giusta, più umana, per quanto riguarda il TSO. Ci parla della sua esperienza, delle sue riflessioni, è un ottimo pensatore, con uno stile molto semplice, privo di giudizio, privo di luoghi comuni, con l'ausilio di citazioni e riflessioni di grandi pensatori, come Cooper, psichiatra. La follia è un modo di conoscere, è un altro modo di conoscere, un'altra maniera di esplorazione empirica del mondo interiore e anche di quello esterno. Fino a Foucault bisogna affidare all'individuo il compito e il diritto di gestire la propria follia, un'esperienza alla quale possano contribuire anche gli altri, ma senza conferendogli il potere assoluto. Chi è il padrone della propria mente? La persona, nessun altro. E quello che mette in luce Bucalo è l'importanza del viaggio. Il malato di mente, così come qualunque altra persona, ha il diritto di compiere il suo viaggio attraverso i suoi significati, attraverso la conoscenza di se stesso. E senza questo viaggio, impedendo questo viaggio, non c'è benessere, non c'è vittoria da parte di nessuno. E il problema della psichiatria è stato l'impedire il viaggio, è stato quello di, come Bucalo sottolinea, impedire che la ragazza che sta urlando, impedirgli di urlare e non comprendere il perché sta urlando. Bucalo non si concentra sulla descrizione dei manicomi, ne descrive delle scene, ne descrive delle usanze, né si concentra sulla psichiatria, con antipsichiatria che cosa intendiamo? Intendiamo una denuncia di tutte quelle pratiche, di tutte quelle credenze che sono sbagliate, disumane, ma soprattutto che non funzionano. Perché è importante? Perché è stata importante una lettura del genere? Perché ha offerto, perché offre consapevolezza su una tematica molto importante? Perché offre fiducia di poter predisporre degli strumenti per trattare delle diversità in maniera più corretta, in maniera più umana, e anche gli strumenti di mettersi nei panni dell'altro, che non è poca cosa. Quello che questo libro fa è permettere di arrivare alla concezione di eliminare l'etichetta malattia mentale. Malattia è un qualcosa che si riferisce ad un danno organico del corpo o della mente. Perché definire malattia, e non sono certo soltanto io e Bucalo a dire questa cosa, perché definire malattia la diversità e uno stile di pensiero diverso? Non va bene. Vi lascio con la parte, il pezzetto mio preferito del libro. A pagina 19, sì, Bucalo stava raccontando di un paziente in ospedale che negli ultimi giorni, rivolgendosi ad un'operatrice, urlava, diceva: signora Leonardi, e tutti insomma credevano fosse un delirio sessuale perché il proprio cognome era Leonardi e quindi si pensava stesse dando il proprio cognome a quella donna. Cosa ci dice Bucalo?
Un giorno lui, come per venirmi incontro, cominciò a scandire: Signora Leonardi, signora Leonardi. Improvvisamente afferrai il mistero. Smisi per un attimo il tentativo di interpretare o di cercare le prove della sua follia in ciò che diceva e ascoltai. Presto tutto divenne chiaro: non sragionava, né rappresentava verità interiori o desideri inconfessabili. Semplicemente denunciava. Due punti. Signora Leonardi, si ignora Leonardi. Credevo di stare dalla parte della ragione e invece mi ero messo di nuovo dalla parte del torto. Grazie a tutti e grazie a Francesco Prudente. Ciao.